Oh fra, guarda quella. Oh, bella! A buona! Prepara la tavola che t'apparecchio! Apparecchiamo tutto. Se sta sventolona. La mia ragazza è magica. Oh, che bella giornata, tutto perfetto, tutto gonfio vele. Oh, amore, ma che bella quella ragazza. Bella. Quale ragazza? Ah, quella ragazza lì. No, no amore, non è, cioè, io la trovo un po' sopravvalutata, sopravvalutatissima. E guarda, è che non c'è storia. Non ma c'è... sei un patetico! Io? Un patetico, bugiardo, schifoso e infame, ecco cosa sei! Non mi faccio prendere in giro da te! Ma no, amore, faccio prendere in giro da te adesso, è che. Sei molto meglio tu, sei molto meglio tu. Ma guarda che bel taglio di occhi che hai, questi belli capelli. Non hai quelle robe, insomma, che non sono tanto belle. Guarda, lo giuro su Dani. Davvero? Certo, amore, che morisse ora. Daniel! Madonna, che sfiga però. Ma sei un bugiardo infame! No, sei un bugiardo infame! Ragazzi, dobbiamo prenotare le vacanze. Meta selezionata Riccione. Partenza con un treno di quelli ignorantissimi che fa una fermata ogni 5 minuti. Accampamento abusivo in tenda, in tenda. E siamo pronti per la vacanza più leggendaria di sempre! Vai! Sì! Berberi, sì! Bavovieri! 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 Andiamo, cazzo! La mia ragazza è magica. Amore, ma dobbiamo prenotare per le vacanze. Allora, meta selezionata Gran Canaria. Aereo prima classe, suite 5 stelle con spa inclusa, all inclusive, gite turistiche come aria da respirare, poi ristoranti con certificato di eccellenza e tavolo fisso ogni sera in discoteca. E così sì, siamo pronti per la vacanza più bella di sempre. Ci credo, cioè. Posso utilizzare la tua carta di credito? La mia carta di credito? Ma grazie, ti amo. Allora usciamo? Ma sì, dai, ci sta. Ma sì, dai, ci sono qualche minuto e... Che qualche minuto, raga, avete una classe, uno stile. Usciamo così, andiamo, raga. Ah, sì, non ce ne frega, ne capotoio. La mia ragazza è magica. Amore, usciamo? Certo, vai a prepararti. Come prepararmi? Sono già pronto. Cioè, ma che figurino. Cosa ridi? Stai scherzando, spero? No. Con quella maglietta sembra un carcerato americano. Pessimo l'abbinamento con i jeans da discount e quelle scarpe da clochard milanese. Ottimo outfit per andare a buttare la spazzatura. Anche perché potrebbero scambiarti per il sacco. Ho parlato il bidone. Muoviti! Bene, andiamo. Mal di testa. Amore, anche ieri avevi mal di testa, dai, però. Ho mal di pancia. Vai un attimo in bagno, poi così ci carichiamo. Senti, ho le mie cose. Amore, ma lo sai che il vero capitano solca qualunque acqua e io sono un vero capitano. Mi fai finire questo libro, per favore? Ma è un libro, ma dai, lo leggi domani, chi se ne frega del libro, amore? Non mi sono depilata. Amore, ma lo sai che a me è pelosa, proprio mi ingrifico il pelo che fa trito così. Buonanotte. Dai, ma che palle, amore, ma che palle, ma non si può mai far niente qui, dai. Bene, Dan, allora dobbiamo preparare la valigia. Mi raccomando, solo lo strato indispensabile. Ok. Dici che bastano? Io ci metterei anche un costume. Così. Voilà. Le je sont fait. Andiamo. La mia ragazza è magica. Amore, ma perché la tua valigia sembra così gonfia? Perché è per la pressione dell'aria, capito? Che proprio ti spinge, fa un po' di peso. Però tutto a posto, amore, tutto a posto. Grande. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.I. Nah, nah, nigga, guess who's back. Stay. Check me out.
E ancora un'altra estate arriverà e compieremo un altro esame all'università. La mia ragazza è magica. La solitudine tra noi, questo silenzio dentro me è l'equatore di vivere. Amore, non siamo nel 95. Cioè, cambia canzone, modernizziamoci un attimino però, dai! Ma che su. Palle che sei però, dai. E va bene! Quando sono c'è, quando sono c'è, trovo te giorno, non chiedo da te mi corazon. Ma casa a piedi, guarda, dai! Ma amore, aspetta, c'è anche Piaggio Antonacci! Dio, sono distrutto. Raga, a che ora domani la sveglia? Ma sveglia, spero tu stia scherzando. Raga, domani ci svegliamo all'ora dell'aperitivo, se tutto va bene. La mia ragazza è magica. Sveglia, amore, sveglia! Che c'è, che c'è? Che c'è? C'è chi ha pagato la vacanza per andare in spiaggia ad abbronzarmi, non per perdere tempo a letto. E adesso muoviti, colazione rapida, e si va a Carlo Conti Zara al mare. A Carlo Conti Zara? Ma tu sei fulminata. Ti voglio nero come lui e adesso muoviti, cretino! Amore, voglio dormire, no. Amore, e dai, ma che palle! Ragazzi, loro sono Esmeralda e Paola, due sorelline che ci faranno compagnia quest'oggi. Ciao! Hai capito le sorelline, eh? Belle guappe. La mia ragazza è magica. E loro sono Bruno e Romana, due piccioncini teneri che ci faranno compagnia questa sera. Wow, che piacere, ciao. Non vedevo l'ora di fare questa uscita a quattro. Ciao bella. C'è un'adrenalina addosso. Mi sento quasi un cinquantenne. Vado un attimo in bagno. Ok, torno subito, torno subito. Fai presto che andiamo a bere un cappuccino tutti assieme. Ciao. Voglio tornare single. Ragazzi, sono in Vandala, se questo era Amici contro Fidanzate in vacanza, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e a 130.000 like! Wow! Wow, un nuovo video! Noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito anche questa settimana e vi ricordiamo di commentare qua sotto facendoci sapere se preferite andare in vacanza con i vostri amici o con la vostra fidanzata. Noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video e... un saluto partigiano a tutti! Siete arrivati a questo punto del video, scrivete Cocco Bello!